Come funziona il servizio? Allora, il servizio funziona in modo molto semplice quanto fruibile per la cittadinanza. Possiamo anche vedere il servizio come funziona. Comunque i cittadini arrivano al punto di raccolta, sollevano il coperchio e possono conferire direttamente con le loro bottiglie, i loro contenitori, l'olio all'interno di cisterne che hanno una grata in superficie che permette un primo, diciamo, scrematura dell'olio per purificarlo da eventuali residui di cottura e di cucina. Chiudono il coperchio e possono terminare così il loro conferimento. Ci sono orari per il conferimento o è sempre accessibile? No, il conferimento è sempre accessibile tutti i giorni e noi, una volta riempite le cisterne all'interno, passeremo per il recupero e aspireremo l'olio e lasceremo tutto nuovo e pulito per il nuovo conferimento. Perché è importante riciclare l'olio che si usa in cucina? È molto importante in quanto basti dare un numero a livello ambientale, un chilo di olio alimentare esausto, sversato in una superficie d'acqua copre 1 km², quindi distruggendo tutto quello che c'è sotto, e anche a livello economico, diciamo, perché sversato nel lavandino, come può essere il caso delle scatolette di tonno ad esempio, può andare ad intasare le reti fognarie comportando dei costi per pulire la pulitura, insomma, e il recupero. Qui siamo in piazza Vittorio Veneto, un primo punto di raccolta, ce ne saranno altri sul comune? Ce ne sono già altri 5 distribuiti nel comune di Lavagna.